Guatta e a tutti Ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 4 Remake. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ragazzi, fra non pochi pericoli e problemi, dopo aver affrontato un mostro in un lago, dopo aver affrontato un gigantesco cicciobello dai denti cariati, siamo riusciti alla fine a entrare nella famosa chiesa e a recuperare la carissima Ashley. Io non vedo l'ora di sperimentare la mia avventura insieme a lei anche in questo remake. Per cui andiamo appunto a continuare. Leon è finalmente riuscito a trovare Ashley e a liberarla, ma l'area circostante viene subito accerchiata da un'orda di abitanti del villaggio. Dove proteggere la ragazza a tutti i costi e fuggire. Che facciamo? Tuo padre si fida di me. E devi fidarti anche tu. Fai quello che ti dico. Ti riporterò a casa. Ok. Leon. Sì, sono proprio io. Ecco fatto. Chi vuole entrare? Che spettacolo, bene, ragazzi. Figliamo via da qui. Appena recuperata Ashley, già ci rompono i maroni. Andiamoci. Ecco, che cavolo serve fare gli sneaky sneaky, ragazzi, sinceramente. Non lo so, quindi vediamo di muoverci. Forza, Ashley, tocca a te, sì, utile. Tirala giù, fera brava. Forza, però sbrigati. Sbrigati! Buttala giù, perfetto. Andiamo. Non ci facciamo di certo intimorire da quattro popolani, no? Siamo bloccati. Nah. Non Leon. Leon non si fa bloccare. Quindi seguimi. Allora, ratti a parte. Che so, possono fare un po' senso. Però a parte tutto. Allora, oggetti presi. Qua abbiamo lasciato queste mini adesive. Ok, potrebbe essere interessante. Mi sa che ci tocca saltare giù. Bella scema. Quindi muoviti. Segui le mie chiappe allenate. Opla. Col cavolo. Tranquilla, ti prendo. E se ti prende Leon, direi che puoi tranquillamente buttarti lì sotto. Bella. Aiuto. Ehi, mamma fidati. Mia. Dai, banzai. No. Dai tesoro, su. Ammazza. Oh. Non guardarlo così, non è per te, ragazzina. C'è 15 anni. Sì, prego, prego. Non preoccuparti, va benissimo. Nido, ho trovato Aquila Reale. Ricevuto. Lei sta bene? Confermo. Bel lavoro, Condor 1. Invio subito un elicottero. Ti invio le coordinate del punto di estrazione. Devi arrivare lì. Proteggi Aquila Reale a ogni costo. Ricevuto. Presto. Il tempo sta peggiorando. Chiudo. Te pareva che non ci si doveva mettere pure il maltempo, ovviamente. Allora, raggiungi il punto di estrazione, quindi sarebbe a dire di qua. Sarà una lunga strada fino a lì. Dobbiamo ripassare attraverso la piazza del villaggio, attraverso la fattoria. Porca vacca, ha detto niente. Attenta, è pericoloso. Non ti allontanare. Ok, pure a salute, ragazzi. Sto messo un po' in mano a Cristo. Insomma, le condizioni non sono sicuramente delle migliori. Però non ci faremo intimorire, assolutamente. Direi di anzi no, per ora me piglio l'uovo. Ok, dai, così per ora può andare. Non possiamo passare. Ah sì, possiamo passare di qua. E ricordiamoci di dover proteggere Aquila Reale ad ogni costo. La gioia di vivere proprio. Quindi stammi incollata al culo, Ashley. Comunica ad Ashley di stare lontana o vicina a Leon con R3. Restare vicino a Leon è utile quando si cerca di correre tra i nemici. Ok, stare a distanza da Leon è utile per evitare che i nemici la attacchino. Quindi bisogna tenere pure a mente questo piccolo dettaglio, cioè di ricordarle di stare vicina Ok. O lontana, perfetto. Capito.
Questo, ragazzi, sarà una bella gatta da pelare. Comunque dobbiamo muoverci. Quindi direi, ragazzi, di non sprecare, cercare di non sprecare troppe munizioni, perché tesoro, non te fa tante domande. Che cazzo, t'ho detto resta vicina. Dio santissimo, iniziamo. Nemici cercheranno di afferrare Ashley e portarla via. Se lei è troppo lontano quando questo succede e non riesce a fermarla in tempo, avrei perso la partita. Bello di casa, mollala. Aia soreta. Vai via. Dio santo. Prima di perdere la pazienza, ragazzi, facciamoci un po' di munizioni fucile, un po' di munizioni pistola, visto che ci siamo, una bella miscela di piante. Ci curiamo, anche se già la vedo abbastanza problematica la situazione. Vieni. E vabbè allora. Cioè, che cazzo ti nasconde a fare? Ma che cazzo. Oh, ma vuoi continuare a darmi fuoco, per Dio? No, vabbè, raga. Allora, qua ci serve questa. Via. Assolutamente. Ah, oh, cazzo. Sì, però. Ma porco. No, raga. Cioè, no, raga. No. Parliamone. Parliamone. Già sono in estrema difficoltà. Adesso. Allora, se questa idiota mi stesse veramente vicina quando corro, non avremo tanti problemi. Per cui, stammi incollata al culo, porca di quella miseria. Muoviti. No, raga, è un delirio tutto ciò, veramente un delirio. Quindi muoviti. Che? Ma tu guarda sta troia. Raga, di che stiamo parlando? Ma tu guarda un po' se... Se io mo devo stare appresso pure a sti stronzi di merda. Arriva. Quando la chiappano. Non rompere il cazzo. Ho sparato a lei. Che cazzo sta succedendo? Che cosa è successo? Ho sparato a lei. La vedo dura, ragazzi. Molto, molto dura. Io ho detto, non sprechiamo troppe munizioni. Io ho detto, incapacitata. Quando attaccata da un nemico Ashley verrà temporaneamente incapacitata. Se attaccata di nuovo... sta a posto. Che cazzo le devo fare? Ok, la devo pure far riprendere. Va bene, allora Ashley, la puta madre che te pari. Io ti faccio esplodere pure a te. Ecco, a posto. Ragazzi, io non sto credendo a quello che sto vedendo. Cioè, non riusciamo ad andare via da questa zona. Non so se, va bene. Scusa. Non rompere il cazzo. No, almeno questi. Un attimino. Via dal cazzo. Almeno questi qua all'inizio. Anche se purtroppo non saranno l'unico problema, ragazzi. Purtroppo. Bene. Ok, avanti così. Oddio, stai lontana. Stai lontana. Stai lontana. Stai lontana. Ce la possiamo fare? Sono resistentissime ste merde, ragazzi. Ok. Con me. Okay. Un respiro di sollievo. Perlomeno per ora dovremmo essere un attimo tranquilli. Cioè, ditemi voi se mi sono dovuta rifare sta zona tipo 5 volte. Quindi sì, comunque è la via giusta. Tanto dobbiamo comunque andare di qua. Ecco fatto. Tua hermana, maledizione. Oh. Ok, muoviamoci, dai, che non posso stare qua 3 anni cercando di spedire via sta gentaglia. Quindi, qua c'è Eusti, qua nelle vicinanze, eccolo qua. Ciao. Sì, ti presento la nuova amica. È possibile incastonarci delle gemme, ragazzi. Questa può essere interessante perché appunto ci possiamo aggiungere le gemme che abbiamo trovato. Per cui prendiamo questa. Per visualizzare i tesori ottenuti nel menu, alcuni tesori possono essere venduti a un prezzo più alto se combinati con determinate gemme. Estensione valigetta, ragazzi, a questo punto delle cose direi di prenderla. Il lanciafrecce potrebbe essere utile, anche perché dice che le frecce possono essere riutilizzate. Si può attaccare in silenzio e può essere equipaggiato anche con le mini adesive. Quasi quasi. Prendiamolo, dai. Facciamo questa follia. Allora, adesso i frecce quante ne abbiamo? Ci abbiamo pure le mini adesive. Quindi assegniamo a scelta rapida, ragazzi. Direi di mettere
metterlo di qua. Salvo ovviamente la partita. Fatto sta che adesso, ragazzi, posso combinare, cioè incastonare le gemme. Vediamo un po' quanto vale. 1 di diamante, 2 di diamante. Ci vanno solo quelle rotonde, giustamente. Quindi vediamo un po'. L'ho confermato, sembrerebbe di sì. Proviamo a venderlo. Ok, maschera elegante, raga, così vale 27.600. Ottimo, quindi direi di venderla. Comunque, direi quindi di dirigerci, ragazzi, verso il villaggio. Quindi te stammi vicina. Te sei matta, abbiamo iniziato adesso. Bella, già mi chiede la pausa. Quindi vedi di muoverti. Muovi il culo, muovi le chiappe, che abbiamo perso già tanto tempo. Eh sì, massa. Proviamo il lanciafrecce, ragazzi. È silenzioso, direi. Ok, vabbè, dai, non è male, non è male. Ok, infatti le frecce le ho recuperate. Beh, non è una cosa troppo malvagia, dai, questo di sicuro. Allora, vediamo. Oddio di Gesù! Tu non me l'aspettavo per niente. Eh sì, assoreta. No. Allora, questo è brutto, ecco. Quando mi danno fuoco è proprio una rottura di coglioni. Ecco, oddio. Stai lontana, 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 merdaccia, stai lontana. Ne arrivano altri. Mamma mia, ragazzi, non c'ho manco più granate. Ecco, se vai a fuoco te, fai un favore a tutto il mondo. Che fatica. Mi tocca usare la miscela, ragazzi, ovviamente. E dobbiamo andare di qua, a destra di qua. Vediamo se riusciamo a trovare una via di scampo, anche se qua è crollato tipo tutto. Ok, scendiamo di qua. Oddio, forse ho sbagliato strada, ragazzi. Non vorrei dire, ma vediamo un attimo. Ah, no, la strada è giustissima, ragazzi. Perfetto, quindi devo andare dritto di qua. Prepariamoci al peggio, perché la situazione potrebbe veramente degenerare. Mancato. Fantastico, arriva. E sta lontana, Cristo. Oddio. Terribile. Sto per morire. Ok, questo uccidiamolo il prima possibile. Aia. Oddio. In mano a Cristo, Ashley. Pure io, eh. Oddio. Grazie. Riprenditi un attimo. Raga, pure a cure sto in mano a Cristo. Mi sa che non c'ho niente. Non vorrei dire cazzate, ma non ho nulla. Cioè, c'ho solo le uova, in pratica. Terribile. Che situazione di cacca. Lì è rimasta la freccia che ho lanciato. Vedete, poi se manchi il bersaglio, quello potrebbe essere il lato negativo. Magari. Magari, tesoro, mi piacerebbe dire che è soltanto un incubo. Allora, qui c'è la macchina da scrivere, direi di salvare. Ok, via dal cazzo. Io non so se possiamo semplicemente correre, ragazzi. Non lo so. Io ci provo con tutta me stessa. Quindi sì, è di qua che devo andare. Allora, lo so, ragazzi, che qua ci sono tesori e robe del genere, ma oddio, la situazione è troppo disperata. Veramente troppo. Ecco fatto, infatti, vedete? Vedete, vedete, poi cosa succede? Succede questo. Aia, sorda. Togliti da lì, Ashley. Ma no, raga. Mamma mia. Mamma mia, raga. Raga. Sì, vabbè, ragazzi. Allora, così non va. Io vi dico, ragazzi, che se la trovo troppo complicata, abbasserò la difficoltà, perché sembra veramente una cosa disperata. Cioè, una situazione atroce, ragazzi. Anche perché ci si mette pure l'amico Fizz qua. Non c'ho più colpi. Corri, corri. Ecco qua. Vabbè, te pareva. Ok, proviamo a colpirlo con questo. Magari è più efficace. È morto? Dimmi di sì. Ok. Ok, ragazzi, proviamo a correre. Corri, Ashley, corri, 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 corri. Cioè, io penso che non ci siano poi tante altre alternative, eh. Io credo di no. Oh, finalmente. Cioè, quanti cazzo di abitanti c'ha sto villaggio? Tu. Ascolta, riguardo a prima. A proposito. Ehi, hai ritrovato la tua signorita perduta. La signorita ha un nome ed è Ashley. E tu sei? Mi chiamo Luis. Incantato. Bene, abbiamo tutti un nome. Adesso. Dimmi chi sei e cosa ci fai qui. Sono ottime domande, peccato. Ecco. Peccato che io non si abbia un attimo di respiro, Dio santissimo. Dove si nasconde? Vieni, aiutami.
Ashley, presto! Vieni qui! Vai! La priorità, no? Proteggere lei, ovviamente. Quindi mo... Ok. Saranno cazzi da cacare, signore e signori. Aiuto! Quindi se mi è sembrato difficile fino ad ora, non oso immaginare. Vai. Mettici questo. Sì, sì, guarda. Tantissimo. Ok, allora. Boni. Non posso crearmi un cazzo. Non c'ho un cazzo. Quindi non ho colpi per fucile. Non ho niente di che. Quindi la situazione è critica. Molto critica. Oh, ci toccherà usare anche queste, ragazzi, ovviamente. Mamma mia. Ok, questo facciamolo fuori così. No, non so, non penso mi convenga uscire. Non so se di sopra ci sarà qualcos'altro di utile. Intanto che lui si dà da fare, vediamo un po' di raccogliere quello che possiamo, ragazzi, da qua. Ok, tante granate, mi piace. E munizioni per fucile, avanti tutta, avanti così. Quindi ricarichiamo. Oh cazzo, da dove minchia sei uscito te, bastardo, muori. No, di qua, Leon. Che cazzo fai, Leon? Colpisce l'aria. Vediamo se riusciamo a sopravvivere. Mamma mia, quanti sono. Sì, ma colpiscili, come te chiami? Giulio Iglesias, grazie, eh. Col tuo stai attento, adesso mi sento molto più al sicuro, veramente. No, non ti trasforma... Madonna, regà. Cioè, io sono abbastanza senza parole, ragazzi, lasciatemelo dire. Sì, ma fai qualcosa, cazzo. Ok. Cazzino. Io sto tanto sto morendo, cioè, non è che serva a voi molto, eh. Andiamo di sopra? Ecco, giusto adesso. Giusto adesso andiamo di sopra. Adesso che sono morto. No, che palle. Mi fa rifare tutto. Ok, ragazzi, finalmente di nuovo cutscene. Quindi lui dice di andare di sopra, vero? Va bene, andiamo di sopra. Ci vado subito, guarda. Non me lo faccio ripetere due volte. La posso buttare giù la scala, perfetto. Oh, cazzo. Cazzo, oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo. Chiedo scusa. Madonna, regà. È terribile. Sto colpendo tutto tranne che il cazzo di mostro di merda. E su. Dai. No, regà, cioè non è possibile. È assurdo tutto ciò. E li faccio saltare in aria, che poi che faccia? Ah! Ok, ecco qua. Ci mancava lui, ci mancava lui. Sì, grazie, grazie, lo vedo. Niente, ragazzi. Oh! Non ti aspettavo qua. Oh cazzo! Oh cazzo, cazzo, cazzo. Oddio. No, regà, no, 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 non c'ho manco più colpi per fucile, ma non si affronta. Vai, 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 vai. Ok, ok, ok. Aiuto, aiuto. No, 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 manco più granate. Vai. Ok, comunque queste qua possono essere utili. No, vabbè, raga, no, 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 no. Oh, miscelina, dai, miscelina. È assurdo tutto ciò, ragazzi, veramente assurdo. Di qua continuano a scendere. Sì, va bene, sì, sì. Intanto l'altro che sta di sopra a farsi i cazzi suoi. Sì, pure io, tesoro, guarda un po'. Mannaggia la miseria, oh, mannaggia. Tanto mi arriva, eccolo là, l'amico Fritz. Sono nella merda. Non so, raga, io non so, non lo so. Cioè, io non so come spara. Che cazzo fai? Mamma mia, che incubo. No, raga, dai. E questa era dove minchia uscita. Che ansia di tutto, cavolo. Ah.
ci date un po' di respiro, per favore? Grazie, mamma mia, è terribile tutto questo. Sangue così. Ti va di spiegarci? La tosse e il sangue sono causati da una cosa chiamata plaga. Ok, hai visto quelle persone, no? Beh, dentro di te c'è la stessa cosa. La cosa che li ha resi così. Questo, quello che ti succede, questi sintomi, non è che l'inizio. Non voglio diventare come loro. Ma tu sei fortunata. Vedi, a questo stadio il parassita, la plaga, può essere ancora rimosso. Con un'operazione chirurgica. Ti serve solo sapere come. E sì, la giusta attrezzatura. Quindi anche tu. Niente paura. Io ho un piano. Ma dovete fidarvi di me. Che scelta abbiamo? Nessuna, direi. Grande, allora siamo soci. Perché ci stai? Niente domande adesso, il tempo scorre. Perché ci aiuti? Perché mi fa sentire meglio, mettiamola così. Mi faccio vivo io. Fa il buon samaritano e poi ci lascia da soli. Va bene. Allora, è vero, abbiamo finito il capitolo, ragazzi, però comunque in questo episodio ho perso più tempo a morire che a fare altro, quindi direi stavolta di incominciare il capitolo 6, perché sennò veramente non dura niente, mi sa, sto episodio. Ehi, hai una sigaretta? Ce le ho, le tue preferite. Ma dov'è l'ambra? Purtroppo non ce l'ho con me al momento. E dovresti proprio complimentarti per il mio ottimo lavoro. Mi sono fatto il culo e sono riuscito a nasconderla prima di essere preso. Ed è per questo che sono ancora vivo. L'accordo era: ti tiriamo fuori di qui quando consegni l'ambra. Niente ambra, niente protezione, Luis. Quanto sei puntigliosa, Ada. E va bene. Vado a prenderla ora, che dici? E c'è anche un'altra cosa che devo prendere. Qui Nido, ho delle brutte notizie, Condor 1. Con questo brutto tempo, l'elicottero non può avvicinarsi. Aspettate lì finché non migliora. Negativo, troppo pericoloso. Andremo a cercare un posto più sicuro. Mi spiace, vorrei fare di più per voi. Non preoccuparti, torneremo a nuoto se necessario. Condor 1, chiudo. Andiamo. Che cosa meravigliosa. Che cosa mi succederà? Intanto... pensiamo ad andare via da qui. Ok, giusto. Perfetto, quindi d'ora in avanti, ragazzi, ovviamente avremo Ashley incollate alle chiappe, quindi devo preparare psicologicamente a tutte le evenienze, ma ovviamente a causa del maltempo l'elicottero non ci può recuperare ora, le cose meravigliose, fantastiche, che cose belle. Vediamo un po'. Comunque, raga, queste battaglie veramente prosciugano da morire, prosciugano munizioni, prosciugano cure, prosciugano tutto, qualsiasi dannatissima cosa. Comunque, un po' di novità. È bello. Sì, sì. Hai mai visto uno di quei tipi schifosi a cui spuntano i tentacoli dalla testa? Non sono solo pericolosi, ma anche ammazzarli è una bella rogna. Però hanno una debolezza, odiano profondamente le luci forti come quella del sole, ecco perché non li vedi in giro durante il giorno. Perciò se ti trovi a passeggio durante la notte è sempre meglio portare delle granate stordenti. Me ne ho sempre un paio con me, se ti interessa puoi comprare da me il progetto necessario e imparare a creartele da solo. Quindi è vero...
Quindi sono deboli alle luci forti. Allora ragazzi, io direi di velocizzare la velocità di ricarica della pistola e del fucile, visto che ci siamo. Ma parla sempre lui, deve parlare sempre. Granate stordenti, direi ragazzi, magari sì, di comprarlo il progetto, visto che ci siamo. Di comprare un paio di spray medici. Ah, cioè di comprarne uno, perlomeno, evidentemente. Quindi, salvata la partita, ragazzi, direi che possiamo uscire e vedere a questo punto un attimino cosa possiamo fare. Allora, intanto prendiamo qua queste munizioni e qui queste risorse, che fanno ovviamente sempre stracomodo. Questo è un ordine diretto di Lord Sadler. L'area antistante va convertita in una posizione difensiva così da bloccare possibili intrusi. Sono disposto a qualsiasi sacrificio per il bene della retta fede. Miei fedeli devoti, costruite per me una fortezza inespugnabile. Fate in modo che qualunque incivile abbastanza stupido da violare i nostri confini paghi i suoi peccati scellerati col sangue. Beh, sempre robetta leggera, vero? Assolutamente sì, va bene. Io abbiamo comunque... compagnia. Ecco, te pareva. Che strapalle. Comunque continua è di qua, ma fai piano. Che dobbiamo continuare, ragazzi. Quindi ci provo. Stai zitta. Chissà se riesco ad ammazzarlo furtivamente. C'ho i miei grossi dubbi, ma ci provo lo stesso. Ecco. Ah, almeno uno per una volta. Allora, sopra di qua dovrebbe esserci un tesoro. Infatti c'è un corsiere. Un bel diamante giallo, che sempre anche fa comodo, visto che aumenta tantissimo il valore di altri tipi di oggetti. Ma perché dovete fare sempre tutto questo stracazzo di casino? Non capisco. Granata stordente, dai, visto che ci siamo. Ecco, a posto. Ah, hanno suonato anche l'allarme. Davvero meraviglioso. Tutto meraviglioso, assolutamente meraviglioso. E vabbè! Sì, guarda, ci sta tutto il cazzo di villaggio, Dio santissimo! Tanto comunque che faccio piano, c'è sempre qualche altro stronzo che mi vede, quindi cioè non è che sia poi così tanto utile. È a posto. Mamma mia, che cazzo sta succedendo. Vabbè ragazzi, cioè, ma dai, parliamone seriamente, parliamone davvero. Cioè è assurdo, cazzo, è assurdo tutto ciò, è assolutamente assurdo. Comincio ad alterarmi, ragazzi, eh. Lo sapete che io sono sempre sincera quando dico le cose. Ed è assurdo. Indietro. Capito. Via dalle palle. Ok. Dai. Ok ragazzi, allora perlomeno adesso dovrei essere riuscita. Proviamo a procedere. Vediamo un attimino se riesco, perché qua sembra Mission Impossible, che è veramente spostate. Quindi procediamo di qua. Mi sta vicina. Ecco. Ci mancava la trappola. Guarda, ci mancava tantissimo. Mannaggia la miseria. Mo mi incazzo sul serio, ragazzi, eh. E dai, su. Mamma mia, oh, che fatica, Cristo santo. È assurdo. Tutto allora, okay. Io... Sì, sto bene. Io non so, ragazzi, se... Cioè, io non ricordo se l'originale era veramente così difficile. Cioè io mi ricordo che c'erano dei punti in cui appunto la situazione era parecchio ostica. Qui è tranquilla. Però non mi ricordavo così tanto, cioè così spesso. Ecco, qua ci serve una chiave. Per aprire. O una leva, o quello che cacchio è, te pareva. Facciamo il giro di qua, troveremo qualcosa. A parte rompicoglioni come al solito. Chissà. Chissà mai se troveremo qualcosa di utile. Tra l'altro con Ashley alle calcagna, che l'unica cosa che sa fare è farsi catturare o farsi colpire. Ho capito, ma dove stanno sti rompicazzo?
Ecco, mo ricominciamo, ragazzi, preparatevi. Scusa, sono scivolato. Punta a capo, preparatevi. Ok. Andiamo un attimino. Ok, è morto. Sarà qua sopra quello che ci serve? La leva per aprire? Non saprei. Sinceramente non saprei. Fatto sta che qua c'è una piantina gialla. Non posso usarla adesso perché non ho una pianta verde con cui miscelarla. Quindi veramente top e fantastico. Allora, proviamo a guardare prima qua dentro. Cara Ashley. Ok, giusto la piantina verde che mi serviva. Ah, qua possiamo pure dirle di nascondersi addirittura. Possiamo dirle di nascondersi negli armadietti. Che cosa interessante. Ma intanto mi creo questa miscela e direi di usarla visto che ci siamo. Ok, così ci aumenta anche un po' la vita. Solo che, allora, qua dentro non c'è assolutamente niente. Vediamo qua dietro. Peggio che andare di notte. Mi sa che qua non possiamo fare assolutamente un cazzo. Infatti non abbiamo la chiave che serve. Quindi dove minchia è la cosa che mi serve? No, spiegatemi. Dove cacchio la dovrei andare a cercare? Allora andiamo a guardare pure di qua, ragazzi. Minchia, è grosso sto posto, eh. Io già me so persa, vi dico. Ah! Tu puta madre. Colto alla sprovvista sto bastardo maledetto. Muori. Mamma mia, che infarto. Dio santissimo. Che bastardi maledetti. Allora, qua. Calice dell'espiazione. Addirittura. Ma dovrete espiare voi i vostri peccati di aver fatto il gioco così rompicazzo. Questo sicuramente. Intanto sto continuando ad andare di qua. Così completamente a caso. Non so manco se è bene che io vada di qua, sinceramente. Cioè, è possibile che io debba tornare così indietro? Mi sembra strano. Però se ci sono barili e scatole da rompere, molto probabilmente è la strada giusta dove andare. Eccolo là, vedete? Eccolo là, vedete? Un'altra rottura di cazzo. Di nuovo, di nuovo. Questa sarà un'altra situazione di merda. Dov'è sta gente che lancia molotov? Io boh, raga, io non ho parole. Cioè, puoi mettere tutte queste stracazzo di trappole. Qua c'è già della gente morta. Un altro corsiere. Ma non ci sono già stata qua, scusate. Mi sta venendo un grosso dubbio. Cioè, c'era lo stesso identico forziere con lo stesso identico diamante giallo. Quindi continuiamo a procedere di qua. Anche se vi continuo a dire, ragazzi, che mi sembra altamente improbabile che io debba allontanarmi così tanto per trovare quello che mi serve. Ma serve una benedetta manovella. Io non credo di dover tornare così indietro, sinceramente. Però, ovviamente approfitto. Salvo qua la partita, ragazzi. E magari prima della prossima volta potete darmi un piccolo suggerimento voi. Nel senso, se sto andando bene, se è giusto andare di qua per trovare la manovella che mi serve per aprire quel benedetto portone. Anche se mi sembra veramente, ragazzi, riguardando la mappa, di allontanarmi veramente fin troppo. Anche se effettivamente non potrebbe essere manco tanto improbabile. Ma non vedo perché la manovella dovrebbe essere così distante dal posto di interesse. Comunque, ragazzi, ovviamente aspetto i vostri pareri qua sotto in commento e anche i vostri consigli. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!